Bentrovati amici tutti, parliamo oggi delle previsioni della prossima settimana. Come sempre cerchiamo di uscire mercoledì mattina, quando ci siamo solo noi, facciamo un po' da apripista di questa cosa, non è un male perché così ho le mie idee prima di guardare quelle degli altri e questo mi, devo essere sincero, mi piace veramente tanto. Allora. Vediamo il 26, che è il nostro giorno di partenza, dove siamo con il nostro oroscopo. Allora, innanzitutto il Sole è saldamente all'interno del segno dei gemelli, si muove verso il centro, è in congiunzione con Mercurio, davanti c'ha e incontrerà Saturno, c'è Nettuno, sempre nel segno dei pesci. Giove e Urano sono sempre nel segno del Toro e sono sempre più vicini. Venere è passata davanti a Marte nel segno dell'Acquario. Plutone stabile nel segno dell'Acquario da un po', ne abbiamo parlato tanto. E la Luna inizia la settimana all'interno del segno della Vergine, subito dopo aver passato Lilith. Questa è una cosa discretamente buona per il segno della Vergine, almeno il lunedì, perché come vedete dall'altra parte dello schieramento ci sono i pesci e signori miei, quando c'è l'opposizione è inutile nasconderci su certe cose, si va in sofferenza. Quindi cari amici della Vergine, nonostante che si dica, non sarà una settimana, dal mio punto di vista, assolutamente facile, con due astri congiunti ma in opposizione. Il passaggio del Sole sopra Saturno, sempre in opposizione entrambi, che però possono essere mitigati sempre da questa grande area, che è l'area di Giove e Urano, che invece sono trigoni con il segno della Vergine, e quindi diciamo che di queste opposizioni i segni di terra sono abbastanza. Sono abbastanza salvi, non tanto il Capricorno che in pesci fa sestile, ma sicuramente la Vergine che in pesce trova opposizioni. Detto ciò, come vedete, molti segni sono ancora vuoti, lo zodiaco è molto sbilanciato ancora nel suo lato invernale, cosa che succede tipicamente, anche i pianeti lenti prima che arrivino in maniera consistente nel lato estivo passeranno tanti anni. Quindi questa sorta di inverno astrologico del mondo è ancora molto lungo. È vero pure che Giove tra un po' ci saluta e se ne va verso, saluta il Toro e va verso il segno dei gemelli, però questa situazione permanente nei segni invernali dei pianeti lenti è ancora abbastanza importante. Poi passeranno in Ariete, ci saranno i primi primaverili, si cominceranno a disunire perché adesso i pianeti lenti riempiono un po' tutto l'inverno e quindi determinano veramente tante cose, soprattutto a livello globale. Come vedete, anche gli aspetti sono tutti quanti molto stretti su questo triangolo, perché l'unica cosa che spunta dall'altra parte è la Luna, e questo non può che avere ripercussioni generali su quello che è un po' l'andamento del benessere dell'essere umano. Che diciamo non è proprio al centro di questo zodiaco che ci insegna più che altro a cominciare a mettere da parte un po' di risorse mentali per quello che sarà una probabile esplosione della società. Ve la racconto così, poi potrà essere anche una cosa molto morbida, chi lo sa, ma sicuramente ci saranno delle tensioni sociali che a un certo punto sfogheranno in qualche cosa di più grande, e chi è preparato probabilmente riprenderà le redini della dirigenza, chi è meno preparato anche a livello spirituale le perderà. Quindi siamo in una fase estremamente di transizione estrema dello zodiaco, quasi un tirare una corda, ma veramente tirarla tanto. Per cui la mia idea è fatevi una buona corazza interiore, perché quella sarà più importante di tutto, soprattutto se siete giovani o se avete dei figli che sono molto molto giovani. Va bene, detto ciò che mi sembrava doveroso raccontare,
possiamo andare già verso il segno dell'Ariete. Allora, caro segno dell'Ariete, gli astri piano piano si stanno muovendo verso di voi. Il periodo, diciamo, già dal passaggio dei pianeti veloci in Capricorno, il periodo brutto dell'anno è sostanzialmente finito. Adesso per trovare un altro stop dovremo aspettare che i pianeti arrivino in Cancro, quindi direi che, caro Ariete, adesso hai veramente tanto tempo. Il Sole si sta preparando a venire verso di voi. È vero che manca ancora un mese, però il mese di marzo per gli Arieti parte sempre un po' prima, intorno al 15, come mi piace dire, quindi di solito parte una settimana prima. Bisogna arrivarci in maniera veramente interessante. Allora, innanzitutto abbiamo questi pianeti. Come vedete, il cielo della Vergine è perfetta, il cielo, il settore della Vergine è perfettamente sgombro. Quando un settore è perfettamente sgombro, così male non è. Perché che vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente siete molto padroni delle vostre azioni. E questo capita anche quando dall'altra parte è sgombro il cielo. Passa però la luna all'interno della bilancia, quindi giorni, questo è lunedì, la luna è all'interno del segno della Vergine, tra l'altro voi avete il nodo della luna che è stabilmente in Ariete, che sapete in moto retrogrado ci mette tot anni, abbiamo fatto un video apposta su questa cosa, che di solito mitiga gli effetti della luna quando è in opposizione. Quindi quel nervosismo di base che dovreste avere non sarà così presente fino a quando i nodi sono più o meno al centro dell'Ariete, quindi è una sorta di schermo contro la Luna. Ricordatevi questa cosa perché la vostra lunaticità, perché l'Ariete ha una lunaticità, salterà fuori molto probabilmente da un'altra parte, non quando è in opposizione. Quindi è molto più probabile che salti fuori quando la Luna è in Capricorno o quando la Luna è all'interno del segno del Cancro. Ricordatevi questa cosa. Detto ciò, cominciamo a parlare dei sentimenti. Venere piano piano attraversa quello che è il settore dell'acquario, comincia a prendere sempre più potenza e quindi sicuramente arriva un momento di sensibilità maggiore. Quindi, cari amici dell'Ariete, soprattutto se state cercando l'anima gemella, è un momento buono, ma questo ve l'avevo già detto settimana scorsa, per sondare quelle che sono le intenzioni vere. Perché il fatto che Marte e Venere siano così vicini rendono molto più reali le cose. Cioè, c'è stato un momento, cari amici dell'Ariete, che avete sognato tanto in amore, ora è un momento in cui le cose si stringono e quindi in un modo o nell'altro il fato ve le mette davanti, cioè vi fa vedere esattamente chi avete davanti. E questo è importantissimo perché è un anno intero che voi zoppicate un po' su questo campo, cioè non sapete benissimo chi avete davanti. Invece, in questa settimana è possibile che questa persona possa prendere finalmente un nome, ok? Un nome nel senso una definizione. Questo vale anche perché il Sole passerà addosso a Saturno. Il Sole che passa addosso a Saturno spalanca le porte. Questo vale un po' per tutto lo zodiaco, ricordatevelo. Adesso poi ne parleremo. Vale anche per chi è che ha il segni ha come segno padre Saturno, quindi ci arriverò poi. E il fatto che Mercurio sia legato a questa solarità mi fa venire in mente che è il momento anche sul lavoro di cominciare a dare dei nomi nel senso dei ruoli alle persone che vi sono intorno. Quindi questo è il leitmotiv della settimana, sia sentimentale che dal punto di vista lavorativo. Dare nomi alle persone che vi si incontrano, come l'infame, il collega fraterno, il padre, cioè cominciate a definire bene questo ambiente che vi circonda perché è stato un momento in cui siete stati tremendamente anonimi da questo punto di vista e avete avuto poca capacità di giudizio. Naturalmente, chi è solo con questo nome capirà pure se la persona amata o che vuole amare vada la pena provare a conquistarla. Quindi è una bella settimana di risoluzione in cui, come vi ho detto, la luna opposta vi darà poco fastidio, ma sarà molto importante capire le cose perché il fato sostanzialmente non vi ostacola in nessuno dei modi possibili che lo zodiaco conosce.
Toro. Allora, caro Toro, il segno dei pesci è un segno sicuramente migliore dell'acquario, è un segno sostanzialmente amico. Nei pesci il toro trova un po' di quella acquaticità. Il toro è un segno che ha molta paura dell'aria, ok? Ma ne ha molta meno dell'acqua. Questa è una cosa abbastanza importante, no? Ne ha ancora meno del fuoco. Il toro dovete sempre pensarlo come un segno di terra che però ha una componente fuoco, come diceva qualcuno, che gli esce dalle narici. Ecco. Ed ha una cosa, ha una buona intesa anche con l'acqua. Quindi quello che succede in pesci di solito al toro va bene. Poi pensate che avete avete il pianeta Giove all'interno del vostro schieramento, che di fatto neutralizza quelli che sono gli effetti degli incontri tra Marte e Venere, perché qualche tensione in famiglia sicuramente ci sarà. Questo è innegabile, questa cosa qui. Quando Marte e Venere si congiungono in posizione sfavorevole, di solito danno vita un po' a una lotta dei sessi, che però Giove modera dalla sua grande saggezza. Quindi è qualche cosa, questo vale sia per se siete single e state conoscendo una persona che però magari, ecco, potrebbe essere già impegnata, oppure semplicemente non vi dà quella sicurezza per cominciarci una storia. Quindi attenzione a questo tipo di cosa che potrebbe succedere, perché i battibecchi ci potrebbero essere, ma Giove, con l'esperienza, quindi sull'esperienza, sulla scorta, vi farà uscire da questo litigio. Quindi è importante questa cosa qui. Pian piano che la Luna si sposta, ve la faccio vedere, perché la Luna parte nel segno della Vergine, quindi lunedì è anche un trigono rispetto ai nostri soli di nascita, ottimo. Piano piano che si sposta, la parte naturalmente di cui bisogna avere più paura è il momento in cui passa all'interno, come vedete, del segno dello Scorpione, e siamo all'1 e al 2 marzo, e dove comincia a fare assi con i pianeti pesanti. Quindi 1 e 2 sono giornate non proprio positive. Quindi attenzione, perché si potrebbero caricare delle tensioni importanti l'1 e il 2. Poi, man mano che andiamo avanti, il 3 e poi la settimana che verrà si redimeranno. Però 1 e 2 state attenti, perché quella luna dall'altra parte del cielo in Scorpione, che fa aspetti contrastanti con Urano, un pochino vi potrebbe destabilizzare, quindi attenzione particolarmente a quella giornata lì. Bene, passiamo un attimo ai sentimenti. Venere, come abbiamo detto, in acquario è in quadratura, Marte è sempre in quadratura lì, però nel buon segno dei pesci si incontrano Saturno e il Sole. Come abbiamo detto, Saturno e il Sole, c'è anche Mercurio che è in congiunzione al Sole, di solito stappano un po' di cose. Normalmente per il toro stappano questioni lavorative importanti, che potrebbe essere per esempio un trasferimento, ecco, un trasferimento che aspettate da tempo, un mansionamento che aspettate da tempo, potrebbe arrivare proprio in questo weekend, e la stessa cosa potrebbe succedere dal punto di vista sentimentale, perché seppur c'è questa sorta di calma piatta che vi ho detto Giove fa su Venere e su Marte, potrebbe stapparsi una relazione che attendete da tempo. Quindi magari potreste cogliere al volo, come dicevo prima, una persona che magari finisce un'altra relazione. Quindi se siete interessati a una persona e state alla finestra e aspettate che questa si lasci con qualcun altro, probabilmente è proprio il momento giusto per iniziare qualcosa. Non voglio dire approfittarne, perché sembra sempre una cosa brutta, sembra poi una cosa anche molto maschile. Scusatemi, quindi secondo me è un buon momento per chi stava alla finestra e vuole ricominciare a lavorare. Come dicevo, lavorativo c'è questa idea. È anche un buon momento per chi cerca lavoro di andare a fare colloqui. Quindi sarà una settimana interessante da questo punto di vista. Però devono essere colloqui con mansioni leggermente più basse rispetto a quelle che normalmente avete. Perché se fate dei colloqui paritetici non è detto che vadano benissimo,
alla vostra preparazione. Se invece fate dei colloqui con mansioni leggermente più basse della vostra preparazione, è possibile che vadano molto bene. Da lì poi si può salire. Gemelli. I gemelli iniziano una specie di balletto tra la parte che è in acquario. Dei pianeti, del pianeta che segue il Sole, che è Venere, come sapete, Venere segue il Sole, essendo interno alla Terra, quindi inizia questa specie di balletto, mentre invece la festa vera è all'interno adesso nel segno dei pesci. È vero che questi due aspetti sono importantissimi, quindi i gemelli continueranno ad avere quella dolcezza di fondo che li contraddistingue quando iniziano a divagare un po' tra di loro e diventano tremendamente affascinanti. Quindi attenti alle vittime preferite dei gemelli, parlo del Capricorno, parlo della Bilancia, attenzione perché questo è un momento in cui se vi mettono gli occhi addosso ai gemelli difficilmente riuscite a scappare, anzi io direi non ci riuscite proprio. I gemelli, che è un segno di aria, il primo segno dove si sviluppa la fantasia, questo dovete saperlo, e riescono a trovare sempre il modo di passare per il vostro cuore, riescono a farvi quel complimento. O a inquadrarvi in quella situazione che è quella che voi volete da sempre. Cioè, questa è una grandissima capacità dei gemelli. Potrebbe, vi faccio un esempio di che cosa potrebbe essere una cosa del genere, no? È come se un uomo gemelli dice a una donna: io ti vorrei come madre dei miei figli. Ok, e quella donna, in questo caso, magari è particolarmente interessata a questo aspetto della vita, è proprio quello che si vuole sentir dire. Quindi, gemelli. Quando hanno questi aspetti di Venere e Marte combinati bene, poi pensate che c'è anche Plutone all'interno del segno dell'acquario che piano piano comincia ad avanzare, ha superato il primo grado, Qui vedete, adesso è a un grado e 15, quindi non è più zoppicante all'interno dell'acquario, comincia a prendere un po' di forza e quindi il concetto è che sarà un'ottima settimana per quanto riguarda le conquiste dei gemelli, se ragionate in questa maniera. Quindi, amici dei gemelli, cercate di capire benissimo cosa vuole l'altra persona. Dall'altro lato, però, visto che invece il segno dei pesci non è un segno buono per i gemelli, assolutamente, e il Sole incrocia là Saturno e incrocia là pure Mercurio, dovete stare particolarmente attenti perché fuori da questa strategia comunicativa, cioè quello di mettere le persone a quanto a loro agio più possibile e lavorare sulle loro sensazioni e riportarle a voi, potrebbe non solo non funzionare, ma potrebbe mettere in crisi anche rapporti che sono duraturi da tanto tempo. Quindi soprattutto le persone che sono sposate del segno dei gemelli. È una settimana, amici del segno dei gemelli, che dovete necessariamente inventarvi qualcosa. Perché la routine che avete innescato trova in quel Saturno che incontra il Sole drammaticamente la fine. Quindi alzate gli occhi e vi accorgete che praticamente tutto è diventato vecchio. Ok? C'è questa cosa qua un po' dentro le notti bianche di Dostoevskij ed è veramente interessante capire perché è proprio quello, lui si sveglia nelle notti bianche da questa specie di sogno che ha avuto del rapporto con questa ragazza e si accorge che è tutto vecchio. Stessa cosa, quindi probabilmente all'interno della vostra vita succederà questo, cari amici dei gemelli, e questo può succedere per i rapporti, può succedere anche per il lavoro. Però non comunicatelo, Cioè, se vedete tutto vecchio, cominciate a pensare a una strategia di uscita dal vostro posto di lavoro, perché il rinnovamento che avverrà quando Giove transiterà nel vostro segno è talmente tanto importante che le avvisaglie di quello che metterà in crisi le cominceremo a vedere proprio in questa settimana. Come dicevo, Saturno fa saltare il tappo a tantissime cose, lo farà saltare probabilmente anche a voi. Per quanto riguarda il vedere nuove o vecchie determinate cose, questo è fondamentale per voi in questa settimana e sarà anche il momento molto probabilmente di buttare qualcosa. Avete delle cose a casa che sono diseconomiche, cioè consumano molto di più di quanto vi rendono. Questo perché Mercurio chiaramente sta
si trova in quadratura unito al Sole. E passiamo al Cancro. Benissimo, segno del Cancro. Allora, il segno dell'Acquario, che non è propriamente nemico, conserva due pianeti veloci che si scambiano fra di loro aspetti interessanti, mentre l'amicissimo segno dei Pesci conserva tutto il resto praticamente dello zodiaco che ci può interessare. Ricordati che le posizioni di Giove e di Saturno non sono male rispetto a quello che può offrire lo zodiaco di questo periodo, quindi sostanzialmente tutti gli aspetti negativi che possono fare i pianeti veloci, che in questo caso non ci sono, sono però di solito schermati dal Capricorno. La Luna parte nel segno che è la vostra padrona, lo sapete benissimo, parte nel segno della Vergine, che non è male per niente, però si infila poi nella Bilancia i giorni del 27, del 28 e anche il 29 e anche parte del 29, che potrebbero darvi particolarmente fastidio, anche perché si oppongono a quelli che sono i pianeti che sono chiaramente in Toro. E sì, si oppongono, fanno aspetti, scusate, chiaramente. Il Toro è opposto allo Scorpione e l'Ariete che è opposto alla Vergine. Dicevo, fa aspetti, come vedete, con i pianeti che sono all'interno del Toro, che a loro volta hanno aspetti con i pianeti che sono all'interno dei Pesci. Quindi questi tre giorni potrebbero essere giorni in cui ci sarà qualche leggero inciampo, che però vi faranno scoprire un sacco di cose. Quindi piccoli ritardi in amore o nel lavoro vi consentiranno di capire molto meglio chi avete davanti. Questa è una settimana, con il passaggio del Sole su Mercurio, veramente su Saturno, e anche Mercurio su Saturno, veramente interessante, perché scopre tantissime carte, soprattutto vi fa vedere se dovete rilanciare o dovete stare. È un po' di terminologia di poker, ma che vuol dire? Vuol dire che una volta che sapete cosa ha in mano l'avversario, cosa ha in mano il vostro compagno, potete decidere se giocare di conseguenza. Questa preveggenza di quello che sta accadendo vi è garantita dai pianeti, da questi aspetti che vedete, e cominceranno proprio con quella quadratura della Luna in Bilancia, perché la Luna vi aiuta sempre e comunque. Se poi all'appoggio di altri pianeti vi dà ancora più retta. Una delle cose più importanti che succede sotto questo cielo è il fatto che voi diventate tremendamente affettuosi, cioè l'orsacchiotto Cancro. Questa cosa qui è vista benissimo dal resto dello zodiaco, ricordatevelo sempre: quando voi diventate dolci e coccolosi, lo zodiaco vi vede benissimo, perché potete, grazie alla Luna, tornare poi subito quelli che realmente siete. Quindi quei tre giorni della Luna in Bilancia, che fa quadratura, sarete estremamente dolci. Ricordatevela questa cosa, perché è una settimana particolarmente importante per gettare le basi dei rapporti. Questo vale sia sul lavoro che in amore. Se siete single, naturalmente, l'effetto orsacchiotto usatelo all'ennesima potenza. Soprattutto l'effetto orsacchiotto, questo ve lo dico, funziona molto molto bene in casa vostra. Quindi se avete una persona che per cui impazzite, uomo o donna che sia, uomo o donna che siate, invitatela a casa vostra, perché nelle cose, nella cura che avete per le cose, nel modo in cui esponete le cose, nel modo in cui curate le cose, c'è tanta della vostra bellezza, ma veramente tanta, ok? Come se voi avete questa meravigliosa libreria a casa tenuta benissimo, arriva questa persona che è interessatissima a voi, ma quando vede la cura che avete per le cose, o come le disponete, o come le colorate, come avete colorato le cose, si potrebbe sciogliere davanti a voi, che siete in questo stato strano dovuto alla Luna in opposizione a pianeti più pesanti con incroci stranissimi nei Pesci. E questo varrà, naturalmente, questa cosa qui che vi ho raccontato, varrà moltissimo anche sul lavoro. Quindi fatevi vedere ordinati e precisi, perché potrebbe essere una settimana molto molto buona per ricominciare un progetto che pensavate
fosse da accantonare. Quindi attenzione a questo. Leone, allora, cari amici del Leone, la Luna, i pianeti sono tutti quanti dall'altra parte, lo sappiamo, l'abbiamo detto. Il Sole però è stabile nei Pesci, che dà sicuramente meno fastidio di quello che può dare in Acquario. In Acquario però ci sono Venere e Marte. Venere e Marte sono molto molto vicini, sono coadiuvati da lontano ma nemmeno troppo, oppure da quella bestia nera che è quel Plutone che avrete in opposizione per un bel po'. È chiaro che naturalmente quel Plutone non ha carburato ed è un pianeta lentissimo, quindi alla fine non preoccupatevi, nessuno di voi avrà 20 anni di oblio, questo è certo. Però bisogna cominciare a farci i conti con gli aspetti che i pianeti faranno ogni volta che ci passano sopra. E questo poi vi farò un video, penso, ad hoc. Cioè parleremo dei passaggi del Sole su Plutone, questo è sicuro. Allora, quindi, il caro Marte e la cara Venere sono opposti. Però il fatto che la Luna sia nell'arco estivo-autunnale un pochino li mitigherà sempre, quindi vedete per esempio qui adesso oggi, questo qua è il 27, quindi è il martedì, abbiamo questo aspetto della Luna con Marte, se lo volete, vogliamo vederlo in apertura, abbiamo questi aspetti lunari che possono essere molto 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 questi aspetti venusiani che possono essere molto molto semplificati. Quindi questa configurazione vi darà fastidio, potrebbe far nascere battibecchi all'interno della coppia, potrebbe fare in modo che alcune cose, alcuni nodi potrebbero venire al pettine. Allora, cari amici, una delle cose più importanti di tutte, come sempre, è questo passaggio sempre del Sole all'interno del segno dei Pesci, al di sopra di Saturno. Che cosa può voler dire? Anche per voi il fatto che siano opposti Venere e Marte potrebbe far insorgere all'interno delle coppie una stanchezza di tipo atavico. Cari amici del Leone, se siete una coppia che ha una differenza di età importante, potreste risentire di questo periodo. Questa è una configurazione tipica, cioè avere contro Marte e Venere e avere dei passaggi del Sole su, su Saturno e Mercurio su Saturno, che lega proprio al fatto che molte cose, anche di lunga data, possono cominciare ad apparire molto diverse, perché il Leone e vive questa fase quando ha l'opposizione dei due astri in maniera molto febbrile, quindi comincia a caricarsi di un'energia che poi è quella lì che lo tiene in vita. Il Leone deve essere sempre attivo, se il Leone non è attivo si deprime, la depressione è una delle malattie prime del Leone, dopo i problemi cardiaci, che come sempre sapete il cuore regna sul Leone, dopodiché c'è la depressione, c'è subito. E quindi con questi due astri contro e quel passaggio del Sole di Saturno, qualche coppia che magari è molto larga come età potrebbe avere questa grande cosa, questa crisi, perché tutti e due tendono a ricominciare, ma ricominciano da basi diverse che sono anagrafiche, ma semplicemente per le posizioni dei pianeti. Quindi non vi preoccupate troppo, io poi ve la racconto come la vedo. Questo qua potrebbe giocare a favore delle persone, non che corteggia il Leone, ma che corteggiano il Leone, perché potrebbero infilarsi all'interno di relazioni già che già funzionano, ok? Quindi voi, Leone, se avete una relazione, c'è questa possibilità che qualcuno venga a rompervi un po' le scatole. Dall'altra parte vi consiglio di stare molto tranquilli se siete single. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione un po' dovreste averla capita qual è. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è un po' la stessa. Quindi questa idea di svecchiamento, che piano piano sentite dentro che comunque è una cosa positiva, potrebbe manifestarsi in maniera veramente drammatica proprio questa settimana. Altro da dirvi non ho, perché il quadro è un po' questo, è qualcosa di estremamente confuso, ma in cui la vostra libertà ha due muri ben precisi. Quindi
allineati coperti e cercate di sfruttare l'aspetto che vi ho raccontato. Vergine, allora, cara Vergine, come sempre, l'entrata del Sole all'interno del segno dei pesci con questa congiunzione con Saturno e Lilith, che è ancora nel segno dall'altra parte, qualche effetto deve averlo per forza. È pur vero che la Luna inizia la settimana all'interno del segno della Vergine, ma se vi dicono che siete il segno più fortunato dello zodiaco, cari amici della Vergine, non gli date retta perché è l'esatto contrario. È un momento in cui la fortuna, sì, la fortuna pura, quella alea, quella dei dadi, quella proprio non girerà. State sicuri che quella non girerà. Quindi è un momento in cui, tolto lunedì, perché l'opposizione della Luna e Mercurio a volte fa delle scintille interessanti dal punto di vista della fortuna, per il resto state calmi, non è il momento di investire. Non è il momento di investire in sentimenti perché ne ricevereste soltanto sesso. Se vi interessa quello potete farlo, ma se non vi interessa quello lasciate stare. Non è il momento questa settimana di investire seriamente nei sentimenti, ma vi potete divertire tanto. Se vi interessa il divertimento più che la stabilità delle relazioni, sinceramente, cara Vergine, è un'ottima settimana, perché gli aspetti del Sole rispetto a Saturno vi daranno una immagine di un'età diversa. Questa è una cosa interessante. Quando succede l'opposizione del Sole e di Saturno alla Vergine, la Vergine si veste di un suo manto, diciamo, che lo comincia a far diventare, o la comincia a far diventare, quasi senza età. Quindi magari siete molto giovani, sembrate più maturi, siete molto maturi, sembrate molto giovani, e questa cosa si può usare bene. Può essere una cosa per rifondare sia un rapporto, sia un rapporto di lavoro, no? Perché l'anzianità dipende anche dal lavoro. C'è il lavoratore anziano che però in un attimo riscopre qualcosa di nuovo e diventa frizzante, e c'è il lavoratore nuovo che magari con un po' di esperienza riesce a passare avanti riesce a passare dentro ai concetti dei più anziani. Quindi è una cosa interessante da un certo punto di vista, però pure tremendamente limitante, perché è una cosa gestita quasi esclusivamente dal fato, ok? Quindi questa maschera che vi dà la situazione saturnina è gestita quasi esclusivamente dal fato. Quindi io quando è così consiglio sempre di stare calmi, perché il fato tanto dà tanto toglie. Però magari se qualcuno di voi è più smaliziato, se qualcuno di voi è meno interessato alle relazioni durature, cari amici della Vergine, probabilmente è un'ottima settimana. Stessa cosa chi nei rapporti di lavoro è un po' smaliziato, quindi tende a tenere dei segreti, non dico a fare delle fregature, perché questa è un'altra storia, però chi tende a tenere dei segreti, a non rivelare sempre esattamente quello su cui sta lavorando, a dare diverse immagini di profitto a persone diverse, quindi dicendo a uno qui ci guadagniamo tot e coso, mantenendoci una parte per sé, questa è un'ottima settimana anche per quello. Perché comunque il passaggio di Saturno il passaggio di Mercurio su Saturno è sempre una cosa interessante, anche quando è opposto, però è quello che consente di mascherare meglio questa attitudine. Siccome è nato in Vergine, questa attitudine a tenersi da parte i propri conti e a farsi i fattacci suoi ce l'ha sempre, la può usare in maniera esponenziale. Quindi se sul lavoro c'è qualche piccolo segreto che nascondete, forse è il momento per il vostro avanzamento di carriera di farlo uscire piano piano. Ecco, e questo può valere chiaramente anche in amore. Cioè, se in amore avete una tendenza, anche sessuale per dire, è il momento forse di farlo uscire piano piano per far aumentare l'interesse rispetto a voi. Attenzione a non fare niente con il megafono, perché altrimenti i due pianeti infamissimi e Venere e Marte potrebbero ostacolarvi. Quindi niente col megafono, allineati e coperti, sfruttate quel manto che vi ho raccontato prima, e questa settimana, in un modo o nell'altro, non perfetta chiaramente, dovrebbe passare.
Detto ciò, un'ultima cosa per il segno della Vergine: state molto attenti alla salute perché potreste avere, nonostante temperature e tutto, degli stati febbrili. Siete molto, è molto possibile avere degli stati febbrili. Bilancia. Allora, siamo arrivati a metà dello zodiaco come sempre. A me quando arriva la bilancia sembra sempre che ho finito, in realtà sono solo a metà. Allora, caro Bilancia, è una settimana in cui Venere e Marte sono all'interno del segno amico dell'acquario, ma il resto dei pianeti non è che se la passino bene nel segno dei pesci. Sono sempre in aspetti non cattivi. Ma nemmeno che io definirei così buoni. Però da voi passa la luna, questa qua l'avevamo detto, e nel settore opposto alla vostra luna non c'è praticamente niente. Se vediamo il 27, il 28 e il 29, che sono questi giorni, come vedete, tolto qualche aspetto che sia nel segno dell'acquario, ma non dovete preoccuparvi, gli aspetti cattivi per voi della luna sono nel segno del Capricorno. E saranno giornate particolarmente interessanti. Può succedere un po' di tutto. In particolare il 29, vedete, il 29 c'è questo aspetto della Luna con Marte. Marte e Venere sono congiunti anche se un po' alla larga e ci sono tutta quanta una serie di sestili fra i pianeti lenti e i pianeti veloci, e poi c'è il sestile tra Giove e Saturno. Insomma, un'ottima giornata, veramente un'ottima giornata, di quelle che, dove si possono fare veramente tante cose. Quindi questo transito della Luna, che dentro di voi dura 3 giorni e culmina con questo aspetto della Luna interessante con Marte, più o meno congiunto a Venere, sicuramente vi può portare più che discreta fortuna in amore. Quindi questi 3 giorni, 27, 28 e 29, sfruttateli molto, perché non è una situazione che torna spesso e dovete sfruttarla, come vi dico io sempre, facendovi il vestito, nel senso che dovete essere al massimo delle vostre potenzialità. Ragionate bene i giorni prima, cioè l'unico giorno prima, che è il 26, dal 27 in poi cercate di essere, come aspetto, perfetti. Perché è un momento in cui la vostra perfezione risalta molto ma molto di più. Quindi mi raccomando, mettetevi lì, fate delle prove di perfezione, scegliete meglio quello con cui vestire, scegliete meglio gli accessori che avete addosso. È un momento in cui la vostra opulenza, se l'avete, deve uscire. Cari amici della Bilancia, è importante perché sono 3 giorni, in generale è una settimana buona, ma sono 3 giorni particolarmente buoni in cui, ve lo dico, con la situazione planetaria che c'è da queste parti, può succedere veramente di tutto. Anche il fatto che si sblocchi, e questo lo continuo a dire, si sblocchi qualcosa di importante proprio per il passaggio del Sole addosso al pianeta Saturno, quindi mi raccomando da questo punto di vista di essere ineccepibili. Ci saranno, il mondo della comunicazione sarà molto 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 disposto verso di voi, quindi quelle vostre idee saranno prese al volo e capite bene, dovete fare pochissimo sforzo a spiegarvi, quindi mi raccomando anche da questo punto di vista cercate di essere perfettamente limpidi. Cioè, comunicate con pochissime parole e vedrete che arriverà, colpirete nel segno. Questo vale sia in amore che in ambito lavorativo. È un ottimo momento per andare a fare un colloquio di lavoro, anche se avete già un altro lavoro. Quindi, se c'è una persona che potreste incontrare, che può darvi una mano magari a togliervi dal vostro posto di lavoro che non vi soddisfa più, questa è un'ottima settimana per poterlo fare. Anche perché avete quel velo che vi copre, che eviterà che qualcuno scopra questo vostro gioco. Quindi è una cosa anche importante da quest'altro punto di vista. Quindi mi raccomando, cari amici della Bilancia, ragionate in questa maniera perché è una settimana che secondo me va sfruttata, nonostante sia di difficile lettura. È anche una settimana, abbastanza fortunata dal punto di vista del denaro. Quindi, sempre i giorni in cui vedete la luna, io vi consiglierei anche magari di tentare un po' la fortuna,
ma di tentarla sul lungo periodo, non sul breve periodo, non il gratta e vinci per capirci. Questa è quasi una battuta. Però qualche investimento sul lungo periodo, magari l'acquisto di un oggetto che può rivalutarsi tanto, se siete collezionisti, dovete sapere che il bilancio normalmente è un grandissimo collezionista. Cari amici dello Scorpione, eccoci a voi. Settimana interessante, amici dello Scorpione, perché naturalmente i pianeti in pesci fanno festa, come potete vedere, e nell'ultima parte della settimana, cioè l'1, il 2 e il 3, la Luna passa anche dalle vostre parti. In particolare il 2, l'1, pardon, è una giornata interessantissima perché vedete quanti aspetti la Luna fa. È vero che molti di questi aspetti sono di opposizione, perché vedete, avete sempre Urano e Giove che sono dall'altra parte dello scacchiere, ma è pur vero che questo assemblamento nel segno dei pesci vi garantisce tutta quanta una serie di vantaggi. Allora, ragioniamoci bene però, perché Mercurio è un po' il foriero, è un po' la chiave di lettura della settimana dello Scorpione, perché Mercurio permette in questa posizione di poter, diciamo, lavorando col dialogo, risolvere quasi tutti i problemi. Perché nel segno dell'Acquario, che non è propriamente vostro amico, lo sapete, questi due pianeti che sono molto vicini, Marte e Venere, fanno quadrature. È vero che sono surclassati da tutto il resto, ma Mercurio può risolvere quasi tutti i problemi. Per cui io vi consiglio, amici dello Scorpione, questa settimana, al contrario di quanto faccio sempre, di andarvi a cercare gli scontri. Quindi, amici dello Scorpione, andate a cercare gli scontri perché si possono risolvere completamente in maniera dialettica. Ok? In maniera dialettica riuscirete a vincere qualsiasi cosa. Soprattutto la dialettica, caro Scorpione, voi non la usate da tempo. Vi siete vestiti un po' da uomini d'azione, donne d'azione. Stop. Questa settimana ci racconta questo. Basta uomini d'azione, basta donne d'azione. Riprendiamo un po' la dialettica. Riprendiamo il linguaggio, riprendiamo il saper parlare che molti di voi, soprattutto le persone che lavorano con la comunicazione, che lavorano col terziario, sanno di avere ben strutturato. La Luna poi arriva lì e vi dà una mano su questo e vi dovrebbe anche risolvere una questione che è ferma, ma da poco tempo, non è il tappo che salta tutti gli altri segni, ma questo passaggio del Sole su Saturno rispetto alla vostra Luna è qualcosa che stappa una serie di situazioni, che può essere più di una, questo ce lo racconta la Luna, che sono ferme ma da un po', cioè le cose un po' più vecchie restano sostanzialmente una sorta di stallo, mentre invece quelle nuove si dovrebbero andare a risolvere. Attenzione perché potrebbe in questo caso arrivarvi un surplus di lavoro ed è poi difficile poterlo orientare bene. Ok, ricorda che dall'altra parte dello zodiaco ci sono sempre Urano e Giove che lavorano più o meno contro. Giove è Urano sono i superiori e Giove è la padronanza della materia che in qualche modo a volte potrebbe sfuggirvi rendendovi distratti oppure facendovi trascurare qualche dettaglio. Questa settimana io cercherei lo scontro proprio su questi tavoli, lo cercherei anche in campo amoroso. Quindi se, secondo me, Scorpione, se vuoi conquistare una persona questa settimana e sei da solo, gli devi andare perfettamente, in maniera amorevole, chiaramente, in maniera gli devi andare contro con un accenno di sfida. Quindi, secondo me, devi portare questa persona a chiedersi quanto può essere feroce dal punto di vista sentimentale, sempre nel bene, non vi consiglio di sbranare nessuno. Quanto può essere feroce una relazione con te? Cioè, mettila davanti a questa esplosione di erotismo, a questa esplosione di forza interiore che è rivolta ai sentimenti che normalmente sei in grado di provare. Sarà un buon momento anche per testare le persone che hai vicino, perché magari queste persone che hai vicino non sono proprio alla tua altezza, molte volte ti limitano e queste persone
ora che il sole entrerà in Ariete, forse, forse, forse è meglio lasciarle perdere. Però ora godiamoci il sole in pesci, godiamoci i divertimenti. Sabato e domenica, se potete, diventate gli animatori della festa perché siete veramente fantastici. Avete tutto il fascino lunare che vi serve, congiunto a pianeti importanti. Sagittario. Allora, cari amici del Sagittario, il fatto che ci sia quell'assembramento in pesci sicuramente bene non vi fa, non ci prendiamo in giro, assolutamente. La luna tra un po' arriva, quindi questa settimana finirà nello Scorpione, partirà dal segno della Vergine, che non è proprio, come ben sapete, il segno migliore per voi, ma transita subito in bilancia, quindi lunedì potrebbe essere una giornata abbastanza nervosa, quindi state attenti, amici del Sagittario, a lunedì. Poi da martedì in poi non dovreste avere problemi, comincerete a sentire la luna che viene verso di voi. C'è questo problema grosso che sono i pianeti che fanno quadrata ai vostri soli di nascita all'interno del segno dei pesci, che però sono, diciamo, in parte mitigati comunque da questa Venere e questo Marte, che invece in acquario fanno sestili. Quindi avete su chi appoggiarvi da una parte e avete chi vi dà fastidio dall'altra. Uno dei fastidi peggiori potrebbe venire dal punto di vista economico, perché potreste dimenticare qualche cosa che vi può far perdere del denaro. Quindi attenzione a questa cosa, soprattutto mercoledì e giovedì. State attenti al fatto che Mercurio, un po' dispettoso, potrebbe farvi perdere del denaro perché vi siete scordati di fare una dichiarazione, di pagare un conto, eccetera, eccetera. Sono, diciamo, debiti o accrediti non dovuti che però saltano fuori per distrazione. Quindi attenti a questa cosa. Dall'altra parte, so che la cosa più importante, la cosa che interessa la maggior parte dei miei ascoltatori sono i sentimenti. Dall'altra parte c'è questo passaggio del Sole su Saturno. Saturno è un pianeta che per il Sagittario è molto importante, molto più di quanto si pensi. E siccome c'ha pure aspetti importanti con Giove, molto stretti, è ancora una volta Sagittario, questo ve l'avevo premesso a inizio anno, è ancora il momento perfetto per far saltare il tappo a tante cose che non vanno. Perché? Perché semplicemente non si avranno ripercussioni. Ora, caro Sagittario, questa settimana, dal punto di vista sentimentale, ti devi mettere proprio con la penna e con un pezzo di carta e segnare tutte le cose positive di questo tuo rapporto o del rapporto che vuoi intraprendere e tutte le cose negative dall'altra parte. Cerca di farti un ottimo esame di coscienza. Venere e Marte te lo faranno fare, non c'è problema. Lilith in Vergine, con gli aspetti della luna iniziali, invece ti darà fastidio perché l'attrazione sessuale ancora ti tiene legata a lega o legato, perdonate, a determinate persone. Però voi avete questa bella lista, avete la lista dall'altra parte, cominciate a fare tutte le somme, fate tutti meno, fate tutti più, vedete il risultato qual è alla fine e decidete veramente in base a quello. Cioè è il momento di fare un bilancio molto, molto, molto serio dei vostri sentimenti, a meno della componente sessuale, ve lo dico perché quella vi disturberà sicuramente in questo conteggio. Quindi cercate di essere illuminati, magari meditateci tanto su questa cosa, ma uscite dalla settimana che dal punto di vista sentimentale avete fatto questa lista. Questa lista funziona in parte anche per quanto riguarda il lavoro, però mentre nei sentimenti quello che vi chiedono le stelle è sostanzialmente un bel taglio dove le cose non funzionano, sul lavoro sono tante cose che si possono aggiustare, quindi anche qui fate una bella lista, però dovete sapere che sono cose che dovete affrontare piano piano, perché se ci provate ora e di colpo, Mercurio vi farà qualche altro scherzetto e farà in modo che quello che voi proponete sembrerà a tutti quanti gli altri uno scatafascio. Non lo so, fate i giornalisti? Apriamo una nuova rubrica, dall'altra parte capiranno: oddio, questo vuole far chiudere la rubrica di quel tizio lì per aprirne una lui. Ecco, quindi vediamo di evitare queste cose che non fanno bene sicuramente a voi. Piano piano quel Plutone che sta avanzando all'interno dell'acquario comincia ad avere aspetti un po' più forti su di voi, quindi comincerà anche un po' a condizionarvi il sonno.
condizionarvi il sonno. Per cui ci sono discrete possibilità che il mondo del sogno in questo fine settimana, quando la luna sarà in Scorpione, che è una luna importante per lo zodiaco, vi dia qualche perla di saggezza. Quindi state molto attenti ai sogni che fate, cercate di ricordarvi perché dentro ci sarà sicuramente qualche perla di saggezza per la vostra vita. Capricorno, allora, eccoci qua. Beh, come sempre, cari amici del Capricorno, quando arriva questo periodo non è che le cose funzionano bene. Diciamo una cosa, è un momento in cui il Capricorno ha un sacco di ostacoli sul mondo fisico, ma dall'altra parte ne ha un sacco di vantaggi dovuti agli astri. Innanzitutto c'è il nostro bellissimo pianeta padre, che è Saturno, che viene attraversato dal Sole e da Mercurio. Normalmente questa cosa vuol dire riuscire a monetizzare qualche cosa. Quindi questo è particolarmente importante, Capricorno, perché vi sveglierete, soprattutto dopo che la Luna sarà uscita dalla Vergine e sarà entrata in bilancia, e ci sta quei 2 giorni pieni pieni che danno molto fastidio al Capricorno quando la Luna è in bilancia, e vi farà capire molto bene come monetizzare qualcosa. Quindi se volete avere idea di come monetizzare qualcosa, ve lo dovete fare in questa settimana. È un momento in cui vi accorgerete, amici del Capricorno, che i soldi non vi bastano. Ecco, che poi questa cosa sia vera o sia finta, non è che è così importante, però voi vi accorgerete e vi deprimerete su questa cosa per il fatto che i soldi non vi bastano, nonostante poi i soldi girino benissimo. È un periodo capricornino. E naturalmente è chiaro, signore, non sto dicendo che diventa ricco chi non ha nemmeno da mangiare, scusatemi se avete inteso questo, però è un periodo dove diciamo le finanze non giocano contro il Capricorno, non ci sono ritardi nei pagamenti, però vi sentirete poveri lo stesso. E dall'altra parte questo è possibile che succede anche in amore. Anche in amore vi sentirete poveri. Quando è che il Capricorno si sente povero? Quando si sente che il tempo passa, e questo Saturno ce lo insegna, e le cose non vanno dove vorremmo. Dovete sapere che il Capricorno può desiderare un amore ideale ogni volta che ne incontra un altro. Quindi anche se è innamorato perso di una persona, tende sempre a desiderare altro. Un altro che il 99% delle volte nemmeno esiste. Quindi immaginate un po' che casino può fare il Capricorno su questa cosa. Gli astri di questa settimana, però, come sono messi, cioè in posizione di semisestile all'interno del segno dell'acquario, di sestile all'interno dei pesci, l'ariete fastidiosissimo è del tutto vuoto, il cancro è del tutto vuoto, l'unico problema è quella luna in bilancia, dovrebbero togliervi da questo stato. Quindi sarete molto più attivi perché penserete molto di meno ai sentimenti. Ora qualcuno mi potrebbe dire, però aspetta, io sono single, sta settimana cosa faccio? Allora, questa settimana, caro amico single del Capricorno, la devi dedicare alle comunicazioni. Quindi se c'è una persona che ti interessa, caro amico del Capricorno single, è un momento per lanciare messaggi importanti, ma devono essere messaggi non brevi, devono essere domande. Cioè devi fare in modo che la persona amata o la persona che vuoi conquistare debba cercarti, cioè debba risponderti, pardon, non cercarti, debba darti delle risposte. È un ottimo momento per fare delle domande in amore, domande anche forti, cioè anche sul proseguo di una relazione o no. Se invece siete stabilmente in coppia, io questa cosa la eviterei. Perché è comunque una settimana fatta di verità importanti. Siccome il Capricorno, per sua indole, ha sempre tutta una serie di scheletri nell'armadio, sia gli uomini che le donne, molte volte le donne del Capricorno soprattutto hanno dei desideri estremamente selvaggi che però tengono coperti tutto il tempo. Purtroppo questo vostro nascondere desideri si vedrà anche sul posto di lavoro, si vedrà che state scalpitando. Quindi direi che è ottima cosa sia sul posto di lavoro che sentimentalmente stare molto tranquilli, perché
perché avete una faccia estremamente comunicativa e questo potrebbe portare, non tanto a lungo andare, anche brevi manu, a dei guai abbastanza grossi. Quindi fatevi molto i fatti vostri sulle vostre verità, magari le rivelerete poi, perché Saturno un pochino questo ci racconta, però state tranquilli, e questo anche sul posto di lavoro. Spero di essere stato abbastanza chiaro, perché l'aspetto, credetemi, è veramente complesso. Acquario, allora, cari Acquario, il Sole è nel segno dei pesci, quindi ci preoccupiamo poco. La Luna addirittura si fa un bel giretto in bilancia. È vero che gli ultimi nel weekend va a finire nel segno dello Scorpione, ma Venere e Marte, almeno dal punto di vista sentimentale, ci schermano, e questo va benissimo. È vero che sul lavoro qualche inciampo ce lo può dare la cara Luna e Scorpione. Ma è pur vero che il fine settimana non si lavora. Quindi il fatto che la Luna arrivi in Scorpione l'1, il 2 e il 3, sì, potrebbe avere un effetto, ma non tanto insperato. Potrebbe lasciare qualcosa di non finito. Ecco, allora, questa settimana ha questo leitmotiv. Non dovete lasciare cose non finite. Perché se le lasciate, potrebbero essere riprese malissimo dagli altri. Quando compiamo un'azione, a livello astrologico, no? C'è l'azione, c'è l'eredità che diamo a questa azione. Cioè, come poi l'azione che facciamo viene presa da altri e utilizzata. Ok? È come se io riparo una macchina. Caro amico dell'acquario, è proprio questo che bisogna evitare. Cioè, bisogna portare le cose a perfezione da soli. Perché fargli cambiare mano, cedere la mano su alcune cose, questa settimana, che comunque è un'ottima settimana, è profondamente sbagliato. Mi rivolgo sempre ai cari amici dei sentimenti, perché voi mi ascoltate soprattutto per i sentimenti, è la stessa cosa. Cercate di guidare interamente il rapporto. Perché se lasciate che il rapporto venga guidato questa settimana, avete solo e soltanto da perderci. Ora, chiaramente, amici dell'acquario, non dovete diventare degli schiavisti verso vostra moglie, vostro marito o le persone che vi piacciono, ma indirizzare bene le cose dove volete voi. Ne avete la capacità, soprattutto i giorni del transito in bilancia, e dovete mantenere la barra dritta su queste cose. Quindi non delegate. Se avete in mente di fare un viaggio, per esempio, organizzatelo voi. Se lo delegate, le possibilità che vada male sono più che reali, perché lo zodiaco in questo momento si muove in questo modo. Ricordatevi che nel toro ci sono sempre Giove e Urano, che fanno l'asse con quella luna da weekend che si trova all'interno dello Scorpione. Quindi mi raccomando, cari amici dell'acquario, delegate il meno possibile in tutti i campi. E adesso vi dovrei dire anche che il campo dove dovete delegare di meno è quello spirituale, di cui a molti di voi probabilmente non frega niente. Però non lasciate che gli altri pensino per voi. Non dovete lasciare che gli altri agiscano per voi, e questo è chiarissimo. Ma non dovete lasciare nemmeno che gli altri pensino per voi. Perché se gli altri pensano per voi, le possibilità che possiate combinare un disastro sono abbastanza grandi. Il problema è che a disastro combinato, i colpevoli di questo disastro sarete sempre voi. Quindi vi invito a tenere leadership anche a livello lavorativo piena. Questo può essere buono, cari Acquario, per gli incontri nuovi, soprattutto tra persone non giovanissime. Fate vedere di avere in pugno la situazione, fate vedere di avere grandissimo piglio, e non preoccupatevi, i nodi verranno al pettine, nel senso che il vostro fascino, il vostro carisma, la vostra leadership, la vostra, mi piace questa parola, che trovate in tanti manuali, dal punto di vista sentimentale, la vostra infallibilità non verrà messa in discussione. Quindi, soprattutto se non siete giovanissimi, l'idea che siate, che abbiate una leadership, che siate forti dentro voi stessi, questa settimana, dal punto di vista amoroso, e vale anche all'interno della famiglia, chiaramente,
vi porta a essere veramente belli. Ricordatevi il fascino di questa settimana, in tutti gli ambiti in cui potete metterlo, è dettato dalla vostra capacità di risolvere problemi e di comandare, con dolcezza sempre, qui non stiamo facendo gli schiavisti di nessuno, ma ricordatevi che questa cosa qua funziona in questa maniera, con questo cielo, anzi io mi prenderei un po' di appunti su quando questa situazione si ripresenterà. Oh, allora, cari amici del segno dei pesci, è chiaro che adesso c'è un'esplosione di tutto. Avete la congiunzione di Mercurio e del Sole, che dovete sapere avviene spessissimo all'interno dei segni, però c'è il passaggio del Sole sul vostro Saturno, Saturno che sta nel vostro segno. Questo è importantissimo, perché quando il Sole passa su Saturno e gli aspetti sono molto positivi, come in questo caso, nonostante Saturno sia un pianeta abbastanza, gli orizzonti si spalancano. Quindi è possibile che in questa settimana, anche dal punto di vista lavorativo, quindi attenzione, poi parliamo dei sentimenti, ma anche dal punto di vista lavorativo, si potrebbero aprire delle immense vedute, soprattutto se lavorate con la tecnologia. O siete degli insegnanti, comunque persone che insegnano cose ad altre persone. Quindi mi raccomando, non buttate questa settimana, amici dei pesci, perché è una settimana fondamentale. Anche perché poi, se date la botta al cerchio, ve la ritroverete poi per il passaggio del Sole e di Mercurio sopra il pianeta Nettuno, di cui parleremo, che non è così importante per tutto lo zodiaco come quella su Saturno, ma è molto più importante di quella su tutto lo zodiaco per voi, perché quel Nettuno aspetta il Sole da un anno e voi c'è qualcosa di importante anche a livello sentimentale che aspettate da un anno. Quindi se c'è un momento per aprirsi, se c'è un momento per concedersi, è questo mese che arriva, quello di marzo. Prima che il sole esca dal vostro segno, cominciate a preparare il terreno per tutto, perché tra un po' arriva Venere, arriva Marte, e tra un po', il sole comincia ad andare verso l'Ariete. È tutto facilitato. Le amicizie sono facilitate, le comunicazioni sono facilitate, la ricerca di un nuovo amore è facilitata, nonostante abbiate quella Lilith opposta dall'altra parte, che vi racconta che dovete farvi prendere dalla testa, perché se cercate di farvi prendere dai sensi, molto probabilmente rimarrete delusi. Questo ve lo dico perché agli amici dei pesci potrebbe capitare una serata interessante. In questa settimana escono con questa persona, se la trovano davanti e si inventa quella storiella bruttissima che non scatta la chimica, come se fossimo atomi di carbonio. Cioè, l'uomo non è che si innamora degli atomi di carbonio. L'uomo si innamora di una situazione estremamente, o la donna, di una situazione estremamente complessa, cari pesci. E nonostante lo zodiaco in questi ultimi tempi per delle transizioni molto lunghe tende a fregare i sentimenti a chi è più strutturato per portarli, mentre avvantaggia chi è lascivo, usato bene questa volta, battuta di attualità. Avvantaggia chi è truffaldino, questa cosa piano piano finirà. Quindi, cari amici dei pesci, se vi trovate ad uscire con questa persona e vi sembra che non scatti quello che volgarmente è detto la chimica, quella del carbonio, non cestinate questa persona. Fatevi prendere dalla parte della testa, fatevi prendere dall'amore, cioè da come questa persona può lavorare per voi a costruire un amore. Ok? Quindi ragionate molto in questo senso, fidatevi pochissimo dei sensi, perché l'anima con questo cielo vibra in maniera incredibile. Quello che vi dicono i sensi, lasciatelo ai sensi, perché quello che vi dicono i sensi domani mattina non ci sarà. Quello che vi dice l'anima domani mattina ci sarà e dovete cominciare a costruire. Non è stato un anno bellissimo il 2023, non ci prendiamo in giro, pesci. L'anno 2024 è un anno molto più interessante, o meglio, la coda del 2023 da novembre, novembre e dicembre
E poi quello che è venuto saranno periodi importantissimi, soprattutto se avete un'età in cui dovete realizzarvi, in cui dovete sposarvi, in cui dovete trovare un compagno, in cui dovete avere dei figli. Questa settimana è fondamentale per cominciare a informarsi su tutte queste cose. Perché poi avremo un anno veramente importante dove, cari amici dei pesci, bisognerà fare tanto, 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 tanto. Quindi vi auguro già buona fortuna da adesso, ma ragionate in questa maniera. Benissimo, detto ciò, io sono giunto alla fine di questa del resoconto di questa settimana. Vi mando un carissimo saluto, vi mando un bacio e vi aspetto alla prossima.